Noi abbiamo ricevuto delle informazioni circa la difficoltà che ha il presidente Napolitano a firmare la legge di stabilità, perché pare che ancora non ci sia la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato. Ora, il problema per il Movimento 5 Stelle è che innanzitutto questa legge di stabilità è già in mano alla Commissione europea ed è andata lì con dei puntini di sospensione circa l'aumento sull'IVA che dovrebbero partire già dal 2016. Noi riteniamo che dal momento che la Ragioneria dello Stato aveva già indicato come aleatoria la copertura intesa come spending... Scusi, senatrice, mi risultava che lei dovesse intervenire su un altro argomento. No, è questo. Ah, era stato annunciato un intervento sul bullismo. No. A meno che non si intenda anche questo come forma... No. Okay. No. Probabilmente allora, mi sono alternata con la collega Montevecchi, avevamo però due argomenti differenti. Ho capito, va bene. Allora noi stavo dicendo, Presidente, che la Ragioneria dello Stato già più volte ha indicato come aleatoria la copertura intesa come una spending. Tra le altre cose, noi dovremo affrontare per i prossimi anni una spending per 50 miliardi e noi riteniamo che questo sia impossibile. Temiamo che, come si è fatto con il taglio dell'IRAP, che è stato retrocesso, sostanzialmente sarà una norma retroattiva già da quest'anno, il ripristino dell'aliquota precedente che andrà a svantaggio soprattutto delle piccole e micro imprese, che sono quelle più in difficoltà, vanno insomma tutto a scapito poi degli annunci che Renzi fa in televisione, ma che qui noi ancora non ne sappiamo nulla, perché è anche scandaloso, come dicevo prima, che questa legge ancora nelle commissioni almeno competenti non sia approdata, nonostante sia già in Commissione europea. Tra l'altro si legge che dalle bozze che circolano che anche la maggiore tassazione sui fondi pensione sarà retroattiva, in pesante e grave violazione dello statuto del contribuente. Noi chiediamo che lei ci faccia da portavoce presso il presidente Napolitano e che magari riferisca urgentemente alle Camere circa tutte le modifiche che si stanno facendo alla legge di stabilità e di far arrivare immediatamente presso le commissioni il testo che è stato approvato nel Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, trascorsa già quasi una settimana. Grazie.